Cari fratelli e sorelle, ancora il Signore Gesù ci rimprovera i farisei scrivi: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi. Oggi nel Vangelo il Signore qua si preannuncia la sua morte da parte e dei farisei, scrivi, capi del popolo di Israele. Però questo guai è un rimprovero, sempre possiamo comprenderlo come espressione dell'amore e della misericordia di Dio, secondo San Paolo oggi nella prima lettura ti ha rivelato. Pensiamo a chi è amati, scelti prima della creazione del mondo da Dio, per essere santi e immacolati nell'amore di Dio, ad essere e figli adottivi nella grazia di Dio. Quindi in questo grande disegno dell'amore di Dio, nessuno può essere escluso, anche i farisei, i scribi, sicuramente sono inclusi in questo disegno della predestinazione dell'amore di Dio. Ancora il Signore Gesù per due volte dice: a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti. E sicuramente qualcuno commette il peccato e deve rendere conto della conseguenza e merita la penitenza, però la misericordia di Dio non chiede conto ai peccatori, anzi il Signore Dio si prende su di sé, salendo sulla croce e paga il prezzo del peccato del mondo. Così la misericordia di Dio così diventa perfetta, perché accompagnata dalla giustizia per mezzo del sangue di Gesù, un caro prezzo. Per questo motivo ancora, fra poco i farisei, i scribi grideranno: crucificilo, crucificilo. Ma il Signore Gesù che come risponde, come prega al Padre Eterno: Padre, perdonali, perché non sanno che cosa fanno. E questa preghiera di Gesù, espressione del suo amore, della sua misericordia, vedrà il frutto, tra tanti frutti, il frutto della conversione. C'è un fariseo, San Paolo, lui è frutto della preghiera di Gesù sulla croce. Oggi lui confessa, oggi ancora nella prima lettura: mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia, della sua misericordia. E quando vediamo due colonne della Chiesa, Pietro e Paolo, uno traditore, uno è persecutore, uccisore dei cristiani, già la storia della Chiesa, una storia della conversione. Questa storia della conversione arriva anche a Francesco. San Francesco che lui dirà: il Signore Gesù mi ha scelto, mi ha chiamato perché non ha trovato un peccatore più grande di me. Quindi che diremo di noi? Comunque siamo scelti, scelti, il nostro cammino quotidiano della conversione inevitabilmente sempre entra nel grande progetto dell'amore di Dio, della sua infinita misericordia.